Parlavo qua, dica. Ma se siamo già d'accordo, ma con la corriera, con l'aeroplano, con l'accidente che vuole lei, purché venga. Sì, che paghiamo noi al suo arrivo, è naturale. Sì, ecco, così, grazie. Buon dì. Cos'è? Quell'oca, la Berta, al caffè della stazione che domanda come deve venire. Lei? Lei che sa telefonare. La padrona del caffè, no? Beh! Niente. Lo sfido a guardare a quel modo. Ma in che modo vuoi guardare, scusa? Ma se è la terza volta che dai, fruga, è sempre qua dentro. Il baule. Oramai lo so a memoria, quello che c'è nel baule. Insomma, bisogna tornare a guardare dappertutto. E pochi discorsi. Se ce ne basta tre volte, si fruga altri sei. Scusa, zio, qui non c'è. Te lo dico io. E allora come si dovrebbe fare, secondo te? Piantarli tutti e rassegnarsi? No, giovanotta. Guardare dove non sei guardato finora. Dove? In casa è positivo che non c'è più niente da fare. Avete sollevato fin le piastrelle del pavimento. E allora, fuori di casa? E perché no, scusa? Va là, sta zitto. Perché, cosa sono io, il filo della serva? Sì, bravo, comincia anche tu adesso. Oh, sta zitto. Come se parlasse uno scemo. Ne avete dette tante ferie tutti quanti in questi giorni che... Io, Sbarbatello, la pianti sì o no? Ma se non la piantassi? Sì, adesso non ci mancava altro, la cazzottiamoci fra di noi, che tutto andrà bene, sotto. Sta zitto. Ma va là, smetti. Cosa c'è adesso? Quando ci penso, parola d'onore, sapete che cosa faccio io? Siamo. Se non si trova niente, il termine scade, io prendo tutta la roba di quello maledetto e la brucio in piazza. Quel mammalucco dell'accidente suo che ha una carta come quella in mano e crepa senza dir niente a nessuno. Dir niente a nessuno? Magari dir niente a nessuno. Non si sarebbe qui a farsi scoppiare il fegato. E invece no, prima il mucchietto è qui c'è l'automobile e la villa garantiti. Chi vuol fare la scommessa, questa la si paga a vista. E poi quando sta per tirare la pelle, stop, acqua in bocca. E spesso di carta non si trova più. Ma sapete pure che scherzava. Ah. Che scherzava? Ma hai visto come scherzava? Ma come vuoi che lo sapesse prima? I vecchi come lui sanno tutto, ma non sapeva forse sempre quando due che sposavano andavano a finire male? Beh, Dio, quelli finiscono male tutti. Scusate, perché non gliel'avete domandato allora? Che cosa? Dal momento che eravate così sicuri che diceva la verità e indovinava l'avvenire, perché non dirvi zio? Dov'è il 18.600? Dove l'hai messo? È per Bacco.
E invece tutte le volte che diceva questo lo si paga a vista. Qui c'è l'automobile e la villa Pigli. Voi tutti quanti giù a dargli del barba e del vecchio scemo. E adesso godetevi. Già, perché tu invece ci credevi, non è vero? Non ci credevo, ma non lo prendevo in giro. Quando è morto non mi sarei mai precipitato a vendere i suoi quattro stracci. E da qui per me c'è poco da dire. La cartella è uno dei vestiti che avete dato via. E da che cosa lo desumi, scusa? Dal momento che non c'è in tutta la casa, che abbiamo passato millimetro per millimetro dappertutto. Ma sì, in qualche luogo persino staccate le tappezzerie. Eh già, perché tu i vestiti di un pancione di 170 kg te li tenevi per metterla addosso alla prima comunione, vero? La comunione no. Ma ritenevo per un po' di rispetto a un fratello di nostro nonno. Ma me infischio io di certi rispetti. E poi perché non l'avete detto? Perché? Avanti, perché? Perché non si pensava che l'avreste fatto. È stata l'Eusebia. Sono stata io, sì. Ma di tre vestiti del tempo fino adesso ho preso 250 franchi e ho pagato il telefono. Volete rispettare la sua roba? Ecco là, adorato il microfono, i suoi vestiti sono là. Oh, ma prima di darli via, ci ho dato io una tale dappertutto, capite che un biglietto del tram, che un biglietto del tram in tutta la Deschi non si trovava, potete star sicuri. E del resto nostro fratello dove è andato? Chi? Ismaele. Intanto che Fulvio andava a Milano a prendere la ninetta per portarla qui, lui non scappava un'altra volta al comitato della lotteria e poi a Sesto per trovare quella donna che ha comprato i vestiti, la Teresa. Di che? Ma di che cosa? Aspettiamo che tornino e sapremo. Se la Teresa avesse ancora i vestiti, si potrà, senza dirle niente, tornare a frugarli dappertutto. Già sì, perché la Teresa avrà ancora là in casa i vestiti attaccati a un chiodo. Ma quella è già andata a qualche mercato, come tuo mestiere, e lì pancioni dalla forza dello zio ne avrà trovati 100. E poi scusate, se qualcuno avesse trovato la cartella a quest'ora, non l'avrebbe già riscossa? Io direi. Già. Mi pare che l'orgasmo ci faccia incretinire tutti quanti. Ma come? Uno trova una cartella che da 15 giorni è cercata da tutto il mondo perché vince un milione e quella se la tiene in tasca così per accartocciarsi il prosciutto. Sì, ma noi non sappiamo ancora niente, capisci? Potrebbe essere stata pagata stamattina, adesso, mentre stiamo parlando. E aspettiamo Ismaele, torno a dire, che prima ancora che dalla Teresa passava dal comitato esecutivo lo sapremo. Oh. Torturarci con dei ma e con dei se, quando da un momento all'altro potremo sapere la verità. E se il termine scade, non si sarà presentato nessuno, e segno è che la cartella è qui, ma magari sotto il naso, che ci ride in faccia, e noi non avremmo saputo trovarlo, è una roba da strozzarsi. Che cosa è detto? Ma non so, qui sta tutta l'aria di non essere stata ancora aperta. Cosa c'è? E dice che qui c'è una busta ancora chiusa. Possibile? Dopo perché si ragazzi? No, è vero, ma non so, per essere chiusa, è chiusa. Vedete, vedete, frugato dappertutto, e poi c'è una busta ancora chiusa. A meno che il caldo non abbia fatto aderire la parte gommata, ma non pare. Fai vedere. Ma che è questa? Perché? Se tutte le vostre scoperte sono come questa. Già. Ma non vedete che sono i suoi scarabocchi, il diario, i pensieri, le sue scemenze in poesia? Il diavolo se lo porti via. Si può guardare. Già, perché io prima di richiuderla non avrei guardato, no? Ma appunto nel diario ci potrebbe essere qualche cosa. Perché io non l'avrei letta. Ma se ne sto a memoria le pagliacciate che ci sfogava dentro. Perché questo non l'aveva salutato e che a tavola nessuno gli aveva passato il lesso e che se non c'era la Berta, la cara Ninetta, a dargli i soldi per il tabacco per noi, poteva ridursi a ciccare e avanti di questo passo. E sull'affare della cartella? Due righe soltanto, il giorno che l'ho comprata a Milano da uno con due gobbe. E poi qua, ecco qua. 16 maggio, no? Ma pure da malarsi, ti ricordi? Dovete star zitte! Ecco qua. 18.000 serie 100, doppia gobba. Se ci azzecco, li rivedo anche dopo. Cosa vuol dire? Lo sai tu, quel vecchio sbornione? Ma se non beveva mai? A tavola l'impostore, ma quando in cucina urtava in qualche mezzo fiasco rimasto lì. Se ci azzecco, li rivedo anche dopo. Anche dopo cosa? Domandalo a lui, no? Anche dopo. Sì, papà! Finalmente. E il Fulvio? E la Nina? Mi va insieme il sangue. Sentiamo,
quello che ci importa è l'affare della lotteria. E dei vestiti? Vedrai che non si saprà niente. Chissà. Ebbene, Fulvio. Allora, è la macchina. Un po' d'acqua. Un caldo da Libia. Allora, Ismaele. Niente? Sì, tante cose, tante. Ma i soldi ancora là. Ringraziami Dio! Senta, non cominciare a interrompere con la tua linguaccia. Linguaccia? Anche a ringraziare il Signore che linguaccia. Ma non cominciamo in nome dei santi a tagliare salite in camera vostra. Ma adesso... Ecco l'acqua, ci ho messo anche un po' d'ante. Molto poco. Allora, ci sei? Ci sei? Sono, ci sono. Allora, di. Siccome la Ninetta non poteva abbandonare l'ufficio prima di mezzogiorno, allora ho lasciato Fulvio con la macchina ad aspettare lei. Io sono corso qua. Ah, ecco, da solo. Ecco qua. Dunque, andato al comitato della lotteria. Nessuno si è presentato con nessuna cartella. Meno male. Proroghe alla scadenza del termine utile per il pagamento, neanche pensarci. Sicché, o prima delle ore 15 di domani qualcuno si presenta con la cartella vincitrice, o il premio del milione rimane in saccoccia al comitato. Stop. La roba in piazza, petrolio è... una fiammata. Vado a sbattentarsi, ma per tutte le facce di tutti i diavoli. Qui bisogna ragionare, ragionare. Dunque, vediamo un po', cerchiamo di discutere un po' insieme, di parlare, non si sa mai. Dunque, ho la stramaledetta cartella, è uscita di casa, o non è uscita, Ma se è uscita, come è stato? Speriamo. Dunque, lo zio Pompeo, forse, che so io, sentendosi di morire, l'ha affidata a qualcuno per custodirla e poi consegnarla a noi altri. E costui sta attento ai giornali, ai bollettini, e quando legge che proprio quel numero ha vinto quel po' di roba, corre qui. E con la carta e la consegna a noi, no. Dunque, dato in consegna, no. L'ha regalata. Come? L'ha regalata, può darsi. Ma anche in questo caso, quello che l'ha avuto non la tiene con sé, nella tasca, no. E se l'avesse regalata a un tanghero, a un analfabeta, al primo che passa? Da un originale come lo zio Pompeo c'è da aspettarsi di tutto. Originale, ostinato, tira calci come un mulo. E per farvi. A noi per il saluto mancato, per il piatto di lesso che ci tardava a passargli, eccetera, eccetera. Capacissimo appunto di aver dato la cartella a un estraneo qualunque. Papà, e se l'avesse tracciata? Ma avete guardato ancora? Siete sicuri che avete frugato dappertutto? Sì. Lontani dalle sputate, dappertutto, nei materassi. Vuotati! Le scarpe, le calze dietro... le cornici! Staccate tutte le cornici, sollevate le calze, rivoltate perfino le suole delle ciabatte! E niente! Ci rimane ancora da sentire la Berta? Rimane da sentire la Berta? No, ma verrà! Ho saputo il nome e l'indirizzo dei suoi nuovi padroni a Bergamo. Certo, come detto Zucchi, ho fatto un telegramma vaglia a lei, uno semplice al suo padrone, e supplicandolo di darle mezza giornata di permesso. Sì, ma viene? Ma sì, è già rimarcata che aspetta un veicolo, un carro qualunque. Ma cosa volete che sappia quella scema lì? No, per questo era nella manica del caro zio. Lei a lui i soldi per il tabacco e lui a lei a scrivere le lettere per i suoi di casa. Già, Dio li fa. Qualcosa può darsi che sappia. Sì, dico anch'io. E poi... Non c'è la Ninetta? Non può tardare ad essere qui con la macchina? A quest'ora già dovrebbero esserci. Bella vergogna! Sì! La interrogate voi altri, però! Sì, la interrogheremo noi altri. Tutta buona, tu te ne andrai di là.
con una bella faccia sugli occhi e la paglia di ferro nelle orecchie. Tu lo dici per scherzo, ma io ci vado, sicuro, caro mio, e i miei ragazzi con me. Psst, voi altri, Sergio, Valerio, Gina, quando qui dentro ci mette piede quella... là, voi altri tutti di sopra con me, spacciate! Dico, vecchia matta, i tuoi ragazzi, salvo errore o omissione, sono anche i miei. E dal momento che la linea dovrà stare qui tutto il giorno... così tu mi farai il sacrosanto piacere di non piantar grane. Hai capito? Sì, che se quella viene, sa qualche cosa, ma vede che uno le fa il muso di qua, l'altro scappa di là, stop, acqua in bocca e dietro front, ma... ma quello che doveva dire, ma non glielo potevate domandare a Milano senza farla venire fin qui? Già, già, e se c'è magari, come ci potrebbe essere, un nascondiglio, un segreto in un mobile che non sappiamo, un sito dove a dirlo non ci si può spiegare, come si faceva a intendersi a Milano? Uffa, fate morire, ecco! Ma siamo mente qui, inutile a discutere. E qui non deve trovare una coscienza da carne. Ah, sì, e poi quante storie, insomma. Oddio. Perché ha fatto quello che ha fatto? Va bene. Più di averla cacciata via di casa, come se invece di nostra nipote fosse stata una sguattera, non si poteva fare, no? Ammazzarla perché ha fatto un figlio. Mi pare di sentire una macchina. Sì. Lo zio Fulvio, sono qui. Non mangerà mica con noi altri, spero. No, la manderemo sul tetto con i gatti. Oh, piuttosto sentite, tutti no, tutti no, perché se le facciamo trovare qui una corte d'assise e quella comincia a confondersi e impuntigliarsi, è finita, Ma che? Noi quattro fratelli, compreso Fulvio. Sicuro, noi, suoi zii, gli altri, tutti miei. Sicuro. Io voglio vederla. Io ti voglio uno scapaccione che ti faccio diventare guercia, guarda. Ma guardate che io devo avere una figliola così idiota! Ah, vuoi sì e io no! Ma la vuoi smettere, sì o no, scema? Andate via, aspetti, presto! Vado, non aver paura! Eccoci qua! Eccoci qua. Buongiorno. Ciao, Nino. Come ciao. Sta? Bene, tu anche. Beh, adesso mi fate un piacere tutti quanti, vero? Valerio, Sergio, Gisa. No, Gisa no. Ti prego, Gisa, di restare qui. Vabbè. Grazie. Vuoi qualche cosa? Un caffè? Niente, grazie. Allora, senti qua, Dunque, se per quello che tu sai, e su cui è inutile rimbalzare, è successo quello che è successo, non vuol dire per questo che ci si debba mangiare, no? Non si poteva certo tenerti qui vicino alle altre ragazze con quello che ormai non si poteva più nascondere. Buonanotte a secchio. E se quel tale si è fracassato la testa in macchina prima di poterti sposare? Ti prego, zio. Sì, non c'entra. No, per entrarci c'entra, ma non importa. Questo insomma per dirti che sei dovuto filare, la colpa non è nostra. Tu lo sai che in casa nostra succede cose e non si scherza. È peggio per te che ci sei voluta cascare. Sofì, succede un colpo che nessuno se l'aspettava, capisci? E fra noi non ce la fare complimenti, perché le frottole sono frottole e i biglietti da mille. Sono biglietti da mille, oh! Lo zio Fulvio ti avrà detto, Tu lo sapevi che la cartella dello zio Pompeo, fratello di nostro padre, di tuo nonno, è quella che ha vinto la lotteria degli istituti ospedalieri lombardi? L'ho saputo oggi, non leggo più i giornali. Oh, ha vinto un milione, netto netto, meno qualche tassa, si capisce. Ora vedi, io... Avanti! Bondi, la posta. Butta lì. Oh, signor Camillo, non siamo più a Novara? Per pochi giorni. La vendemmia, eh? La vendemmia, sì. Bondì Gaetano. Bondì? E buona campagna. Ora, dicevo dunque, lo zio Fulvio ti avrà detto anche il resto, eh? Equivoci possibili non ce ne sono.
Tu ti ricorderai, per quanto tu sia uscita di casa in giugno, che con quella cartella comperata in marzo, con quel disgraziato, ci ha fatto una testa così a tutti, no? La 18.000 serie 100 di qua, la 18.000 serie 100 di là, quando uscirà la 18.000 serie 100 vedrete questo, sentirete quest'altro. Se, insomma, fino ad arrivare che un giorno, per fargliela smettere, gli abbiamo dovuto tirar dietro una scarpa. Li hai? Ebbene, io, sì, sì, io, sono stato io. E non mi sento di aver fatto niente di male. Questo insomma per dirti che sul fatto della cartella non ci sono dubbi da poter tirar fuori. Lo zio l'aveva in saccoccia e la cartella 18.000 serie 100 ha vinto il milione. Ebbene, adesso la carta non si trova più. Da 15 giorni abbiamo messo sopra la casa. Abbiamo rovesciato i tappeti, le tappezzerie. Abbiamo vuotato tutto, ogni lettera, ogni pacchetto, ogni cosa. Sfogliati pagina per pagina i libri, fatto passare il suo bric-a-brac pelo per pelo, che non sarebbe sfuggito neanche uno spillo. Sicché in casa, almeno nei posti visibili, dove un pezzo di carta poteva essere nascosto, è evidente che il documento non c'è. Ma ci possono essere dei sigli non visibili. Cioè? Per i postigli nascosti. Qualche angolo che sapeva lui. Soprattutto qualche mobile a segreto. Qualche tiretto. Qualche doppio fondo. Lo zio ti voleva bene. E qualche cosa ti avrà pur detto, no? Beh, se non ti avrà parlato di nascondigli, ti avrà pur detto qualche cosa sulla cartella maledetta. Due o tre giorni prima di ammalarsi è stato a Milano da te. No. Ma malato, ormai è morto e puoi parlare. A noi aveva detto che andava a Como. Ma a far che cosa? Sì. Ma se a Como non conosceva nessuno. Sì, ma poi, se durante la malattia lo disse lui stesso, sì. Che cosa? Che era stato da te a Milano e che aveva visto anche... No, sì, diciamo le cose come sono. Che aveva visto anche il tuo pupo, ecco, sicché... È possibile che in quell'occasione non ti abbia detto nulla? Tanto più che già stava poco bene. Che doveva quindi essere proclive alle espansioni, alla fiducia in qualche persona lui particolarmente cara. Mi disse solo che realmente si sentiva stanco. Ah. Quanto alla cartella fui io stessa a parlare. Bene, 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 bene. Niente. Si mise a ridere e disse... Ma una certa frase bislacca. Che cosa? Ah, ecco, ricordo benissimo. Se ci azzecco, li rivedo anche dopo. Beh, che cosa c'è? La stessa frase del suo taccuino. La stessa frase. Ma tu non gli hai domandato che cosa volesse dire? Sì, gliel'ho domandato. E lui? Niente, si mise a ridere e poi cambiò discorso. Perché su questa benedetta cartella tu non puoi fornirci nessun indizio, ricordare nulla? Una parola, un gesto, un accidente qualunque che ti possa lasciare sospettare, niente? Io credo che lo zio scherzasse molto su quell'argomento là, sulla probabilità di vincere. Ma che poi, quando li si ragionasse sul serio, fosse il primo lui a non illudersi. No, non scherzava, no. Quel vecchio stregone lì sapeva benissimo che cosa sarebbe avvenuto e si divertiva a farcelo sapere. Insomma, vieni un po' qua, cerca di orientarti bene. Non puoi ricordare in nessun modo se il vecchio zio potesse aver avuto qui nei dintorni, vicino, lontano, qualche pratica, qualche conoscenza, qualcuno dei nostri stessi contadini per i quali avesse potuto nutrire una speciale simpatia. No, senza sottintesi, naturalmente, no, ma così da vecchio strambo che si era fissato di essere malvoluto in casa e cercasse altrove della confidenza, della simpatia, delle premure. Mi capisci bene, vero? Sì, capisco benissimo. Cosa c'è? Mi secondate se vi dico una cosa? Fuori, gamba. Di una famiglia che forse vi stava a cuore, io so. Lo vedi? Chi? Sentiamo. Avanti. Chi? No, bisogna fare così. Lo zio Fulvio con la macchina mi accompagna fino a Trieste. Ma poi di lì vado avanti io sola, dove sto io. La macchina, Fulvio, presto. Andiamo. Eccoli qua, tutti qua con gli otari. Come ne serve, guarda. Come dei bambini del giardino d'infanzia. Ah, che roba da
Cosa c'è? Prendo prima un goccio di vino. Che? Mario! Cosa c'è? Guarda questa busta. Che è questa busta? No! Lo direi anch'io. Eppure... Scusa, ma venite qua, ragazzi, venite qua. Guardate, qui c'è da perdere la testa, questa. Ma questa non è la scrittura di... Madonna mia! Una lettera dello zio Pompeo! Uè, dico! Ma che vino avete bevuto oggi a tavola? Guarda lì, cosa di dire! Guarda, accidente, guarda! Andiamo, che storie sono queste? Vediamo un po'. No! No, per carità! Perché? C'è il malanno, perché c'è il diavolo, i morti non scrivono. Non scrivono? Cosa vi dicevo prima? Il vecchio sapeva tutto, sapeva quello che noi non sappiamo. Adesso è morto e ci manda una lettera. Oh mio Dio, chiamiamo il prete. Anzi, ma siete prete? Sì, Dio, che benedica la casa, prima no. Ma che siete diventati matti? No! Io apro. No, Valerio! Sergio, Adelaide, via, via! Ma che cosa volete che succeda? Uè, dico, sono tenente degli arditi io. Quale la vista di pezzo? No. Che cosa c'è? Un momento, ragioniamo prima da uomini. È un momento solo. Vediamo un po', ragioniamo. Quella è la scrittura dello zio Pompeo. Confrontala col suo diario. Che cosa sto dicendo? È la tua scrittura! Oh! È dal momento che lo zio è morto! Perché è morto, non è vero? L'abbiamo sempre letto noi. Allora dicevo, se è la sua scrittura, è il signore. È signore che l'ha scritta quando era vivo. Ma da qui non si scappa! Che l'ha scritta quando era vivo? Perché la lettera? Era qui come le altre nel mucchio della posta arrivata adesso! È datata da ieri, 13 settembre. Dunque, vediamo. O l'ha impostata lui. E si ritardi nella consegna alla posta, ne commette anche di 20 anni. Oppure l'ha fatto impostare da qualcun altro, dandogliene l'incarico prima di morire. È chiaro come il giorno. Sicché in un modo o nell'altro qui c'è una comunicazione regolare certamente molto importante per noi. Fratelli Castiglioni, Villa Bosco Nuovo, Ronco, Vivercate. Dunque... Aprire. Sì. Lei che mi serve, Don Minuto, mi rispondo a questa luce adesso. Lei che capi facciale, lei che mi serve, Don Minuto. Adagio, Adagio. Allontani, per favore. Sì. Adagio. Vediamo. Rimettete tutto a posto. La cartella è nella giacca a righine blu. Gira il bavero, zio Pompeo. La giacca blu? Cosa vi dicevo io? Cosa dicevi tu? Che la cartella era nei vestiti. Avete visto vendere al precipizio? La terra sotto i piedi vi mancava. Mamma, maledizione, ma allora la... Ma tu non dovevi andare dalla donna degli abiti. Io? Sì. Dove? Quando? Quale? Ma come quale? La Teresa! Ah. Non dovevi sentire dei vestiti? Non ve l'ho detto. Che cosa? Venduto tutto ieri a Merate. Tutto? Sì, meno un corpetto di lana. Ma saprà almeno chi? No, uno solo ne conosceva, gli altri erano sul mercato per la prima volta. Via da lei come il fulmine. Via. La Berta! Eccola! Se ne infischia dalla Berta! Un momento, è lei che ha fatto lo spoglio degli abiti, saprà dirci qual è questo vestito blu! Ma quello lo so anch'io!
Scusate. E buongiorno a loro. Oh, ecco qua, vieni qua tu, Oca. Vieni qua, siediti qua. Siediti qua. Dimmi un po', senti, fammi se bene sentire. Tu ti ricordi di tutti i vestiti del signor Pompeo, non è vero? Sì, signore. Ah, bravo. Dunque, ti ricordi di un vestito blu, della giacca soprattutto? Sì, mi ricordo. Ecco. Vuoi dire se palpandola ci si poteva accorgere che qui nel bavero c'era nascosto un pezzo di carta? Un pezzo di carta? Sì, sì. No, non credo, signor padrone. Non l'hai tastata, l'hai palpata bene. Altro che, mi ricordo anche di averla spazzolata e pulita ben bene con la benzina, sì. Quando? Quando gliel'ho messa addosso. Messa addosso a chi? Al povero signor Pompeo. Tu gli hai messo addosso proprio quello? Sì. E il signor Camillo mi hanno detto prendi l'abito più scalcinato e io gli ho messo quello. Sicché la cartella 18.000 serie 100 sottoterra col vecchio. E anche in guerra di queste non erano mai capitate. Perché non hai voluto venire? Un boccone con noi potevi mangiare. No, grazie. Oh, ma non c'è ragione, scusa. Non avevo fame. Sei per mia madre? No. È andata di sopra con un po' di sete. Capirai, con quel po' d'emozione. Ecco. Ma no, non è per lei, semmai. Semmai? Semmai è per tutti. Oh, ma no, Nina, no. Ma sì, ma sì. Credi che io non veda, che non me ne accorga? Fuori di te che sei buona, perché somigli un poco a lui, al povero nonno Pompeo. All'infuori di te, dicevo, non vedi come mi guardano gli altri. Persino l'Adelaide che non dovrei, tu lo sai che non dovrei. Ed è stata in collegio in Svizzera lei, dalle dame inglesi. Eppure a Novara, divento una cattiva lingua anch'io. Ma là, non farmi parlare più. Ma lo zio Ismaele l'aveva invitata con noi di là. Ha insistito. Sì, per rimorso del male che m'hanno fatto. E se non trovavo subito un posto a Milano, perché sì, finché c'è stato il nonno e i pochi soldi che mi mandavi tu. Oh, sai, non me ne danno. Lo so, cara. E te ne sono stata, e te ne sono tanto grata. Finché tu e il nonno mi avete aiutata, ho potuto aspettare che il mio bambino venisse al mondo. A proposito, come sta? Oh, scusa, sai, se non te l'ho domandato prima, sciocca. Come sta? Bene, grazie. Lo sai che sta qui a Trezzo? Ah, sì. Oh, lui sta bene. Dunque, cosa ti dicevo? Ah, già. Ho potuto mettere al mondo il mio pupo. Il mio tesoro bello. Ma quando il povero nonno se n'è andato e le sue 30-40 lire ogni tanto mi bastavano appena per una scodella di latte a mezzogiorno, e allora i miei zii e mie zie, per cugini e cugini, eccetto te, ripeto, potevo mettermi a fare quel mestiere che una lira non me la spediva nessuno.
Ma forse nella famiglia così grossa, tante bocche da mantenere, mio padre, oh, povero zio Giorgio, finito in quel modo in America e qui in tanti cani intorno all'osso, non dico di no, ma insomma, beh, basta, non è il caso di parlarne più. E adesso cosa fanno di là? E dove sono andati con Sergio, zio Mario e zio Ismaele? A chiedere ad un avvocato, o notaio che sia, per una specie di consulto di famiglia. A Vimmercate? No, no, credo a Bergamo. Cercavano uno lontano di qui che non ci conoscesse, sai, per evitare le chiacchiere. Sono partiti in quarta velocità per condurlo qua subito. Stasera? Capirai. Si deve decidere tutto quanto entro stanotte. Se la cartella non viene presentata per domani alle 3, addio 1000 biglietti da 1000. Già. Allora, Gisa, senti qua. Non potrei partire io. Il Talese è un carro qualunque. Sai cosa faccio? Vado così. In 2 ore di mercato ci arrivo. Ma vorrei scherzare, dico. Ma dal momento che ti abbiamo mandata a chiamare noi e portata qua, dovremmo ben ospitarti, spero, no? Ma cosa faccio? Oh, insomma, non farmi arrabbiare. Col tempo che comincia anche a guastarsi. Vedi? C'è già qualche lato. Ah, no, no, no. Fino a domani non puoi andare. Ma dove sto? Ti ho già preparata io la stanzetta del povero nonno. Ti dispiace? Era la sola vuota. Ah, grazie. Grazie, Gisa. E allora? Allora posso andare subito. Ma quando credi? E c'è ancora qualche libro suo, nel caso non avessi sonno. Taci! Cosa c'è? La vostra macchina, conosco il clacson. Già qui. Da Bergamo ce l'hai davanti. Prego, avvocato. Prego, s'accomodi. Grazie. Eccoci qua. Un altro poco e pigliavamo l'acqua. Piove. Qualche goccia si è già sentita. Troppo scirocco oggi. Troppo. Avvocato, contro l'acqua, una buona bottiglia. Un caffè, avvocato, un caffè. Grazie. S'accomodi. Già che proprio si vogliono disturbare, una limonata. Con un po' di zucchero, Un po' di sete, sa, con questa corsa appena mangiata. Lei ci scuserà, avvocato, non vero? Non di che... Dicevo per dire. Sicché, data l'urgenza della cosa, non sarà forse il caso di non perdere tempo, eh? Sì. Quando credono, io sono subito a loro disposizione. Grazie, avvocato. Questa limonata, presto! È andata la Gisa. Ma non c'è furia, per carità. Possiamo benissimo incominciare lo stesso. Quando è così, come sta l'Eusebia? È andata a letto, un po' di spavento, capirai. La sua signora? Ha un temperamento un po' lacero, contuso. L'età, e poi questo po' di tegola, e allora... Si capisce, povera signora, ma vedrà che con una buona limonata e un po' di riposo... Ah, dicevamo, e chi è che deve assistere al consiglio? Noi quattro nipoti. Io, Ismaele, Camillo e Fulvio Castiglione. Nipoti, vero? Sì. Non figli del signor Pompeo. No, nipoti, sì, signore. Ma dov'è Fulvio? È andato a Monza un'ora fa. A fare che cosa? Ma dice che a Monza c'è un suo compagno d'arme, un tenente degli arditi come lui. Ah. Figlio di un consigliere d'appello, mi pare. E poi? No, siccome questo consigliere abita a Monza, così nel dubbio che noi non riuscissimo a trovare chi... l'egregio avvocato, e andava lui a consultare questo magistrato sulla cosa. Dice però anche che sperava in un paio d'ore di essere di ritorno. Ma è partito come? Come è partito? In bicicletta. In bicicletta. Ah, in bicicletta. La limonata. Grazie. Lei è la figlia di chi? È mia figlia, avvocato. Ah, la figlia dunque anche della signora Eusebia, eh? Precisamente. Tanto piacere. E grazie della limonata. Eccellente.
Dunque, dicevamo... Sì. Se il signor... Come si chiama? Chi? Ecco, il loro fratello che è andato a Monza. Fulvio. Ah, Fulvio. Ecco, Fulvio. Se il signor Fulvio Castiglioni sì. poteva avere sull'argomento il parere di un alto magistrato e suo amico per giunta, niente di male, sa? Anzi, a quel modo possiamo benissimo incominciare ugualmente, non è vero? Senz'altro, avvocato, senz'altro. Quando è così? A noi? A noi. E voi andate di là, vi prego, via. E che nessuno venga a disturbarci. Io posso stare, no, ormai. Sì, per me, se o bene o male, è avvocato anche lui. Da. Come, come? Avvocato. Diventato contadino, ma... Caro lei, al giorno d'oggi, meglio contadino che avvocato. Te lo dicevo io, no? Piuttosto, qualche candela di rinforzo. Valerio, candele di rinforzo. Candele. Ah, dunque, andiamo. Posso mollare, Sani? Sì, sì, e chiudi lì, che il vento ci dà fastidio. Piove? Sì, piove. Si prevedeva. Mal di schiena. Abitiamo. Dunque, mi spieghi un po' lei questo garbuglio di parentela, no, per carità, avvocato, nessun garbuglio, no. Quattro fratelli Castiglioni, noi tre e quello andato a Monza. Due ammogliati e due scapoli. Gli ammogliati... Io, signor avvocato. Con la signora Eusebia. E per i figli, la signorina della limonata. Gisa. Valerio, quel ragazzo che è andato via adesso. E io, signor avvocato. Sergio Castiglioni. Dunque, 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 ecco qua, tre. Gisa, Valerio e Sergio, eh? E poi? Io, con cinque figli, ma qui una sola, Adelaide. Perché lei vive a Novara, non è vero? Ragioniere da 20 anni. 20 anni. Bella cittadina Novara, eh? E poi, avvocato, due scapoli. Io e mio fratello Fulvio. Congratulazioni. E adesso veniamo al sodo. Ah, sì, sì, permette. No, scusi. Sicché, se ricordo bene tutto... Ecco. Primo, ricerca disperata di una cartella che vince il premio di 1 milione alla lotteria degli istituti ospitalieri lombardi e che vi risulta essere acquistata e preventivamente conservata da un vostro zio defunto prima che la cartella venisse estratta. Secondo, lettera miracolosa del morto stesso che vi spiega dove la cartella si trova. Terza, scoperta che la giacca entro la quale, per indicazione dirò così postuma del defunto, la cartella nascosta è stata, diciamo per fatalità, messa addosso al cadavere medesimo del suo proprietario. Si va bene? Benissimo, benissimo. Evidentemente. Non esiste che una via. Ricorrere cioè alla potestà giudiziaria per vedere di ottenere l'autorizzazione a procedere al disseppellimento e quindi alla verifica della veridicità dell'asserto contenuto nella lettera, diciamo così, cadaverica. Perché, oh signori miei, qui siamo davanti a un fatto così nuovo che sarebbe vano invocare in proposito della giurisprudenza. Comunque, io posso domattina di primore inoltrare appunto istanza al procuratore del re. Ma non è per offendere nessuno se vi ricordo che tra la rapidità della giustizia e quella della Coppa Snyder c'è una bella differenza. Bah! Ma perché quel loro fratello che è andato a Monza non torna? Dieci e mezza? Non mi pare l'ora che i magistrati... Capisco che questo è un suo amico. Ossia il padre di... Quando è così, potrebbe essere appunto lui ad aiutarci nella cosa. Ma non credo. Tanto più che... Ma sì... Tanto più che domani
È domenica. Non ci avevano pensato, vero? Oh. E neanch'io sul momento. Sicuro. Domenica. E non c'è magistrato che si rispetti che non vada a respirare una sacrosanta boccata d'aria buona. Anche se piove. Anzi, con la speranza di trovare altrove un po' di tempo buono. Tutto sommato. Tutto sommato. Signori miei, la responsabilità che per colpa di un contrattempo banale qualunque loro possono perdere in milione, io non mi sento di poterla assumere. Sarebbe dire? Che io possa accettare di esaurire con tutta la fretta possibile le pratiche necessarie a chiedere l'ordinanza che vi occorre. Ma che se per una circostanza odiosa qualsiasi, per la mancanza magari di un semplice usciere, io non potessi riuscire allo scopo, la colpa non può aspettare a me. Per il resto, io sono a vostra disposizione, anima e corpo. Sta bene. Sta bene. Sta benissimo. Ma vuol dire che lei, vuol dire che lei proverà, no, senza naturalmente alcuna responsabilità nel caso che... Ma lei proverà, non è vero? Certo. Bene. E adesso come crede di fare? Lo riaccompagniamo a Bergamo? Oh, per l'amor di Dio, con questo tempo da cane. No. Non faccia complimenti, sulla macchina abbiamo tirato sulla capotta. Non vorrei che non si potesse ospitarla come si deve. Ma noi non siamo attrezzati per ricevere. Ho mutigatelo qualsiasi mi basta. E poi, io ho il sonno pesante, sa? Così pesante che quando sono addormentato non mi svegliano neanche i terremoti sussultori. Quando è così, vuol dire che si adatterà. Mi adatterò. E domani mattina? Alle 7 sono su e con la macchina si fila a Milano, eh? Bene. Meglio. Vuoi accompagnare tu l'avvocato? Dove? Nella camera di Valerio, no? No, per carità, si deve passare da quella di Gisa, di Adelaide. No, la mia che... È dal suo podere, lontana dai rumori. Oh, per me, come credono loro, insomma. E adesso andiamo tutti a letto. No, non è vero. Sono le 11, per essere tu alle 6. Buonanotte, allora. Buonanotte. E alle 7, Marte, eh? Bene. Il lume qui. Lasciamolo, deve rientrare Fulvio. Se torna con qualche novità. Va bene, sarò su io, non tardare, non può tardare, no? Se per caso ci chiamerai. E anche a me, naturalmente. Sei del caso. Naturalmente, avvocato. Buonanotte. Buonanotte. Pardon. Mi ero dimenticato di accennarvi ad una circostanza importante. Ah. O circostanza, tuttavia, che per comprensibili ragioni di riservo professionale non posso trattare che con interessati medesimi, cioè con i fratelli Castiglioni, nelle loro sole persone. Vado a far preparare la biancheria pulita. E mi scuserà, vero avvocato, ma lei collega comprenderà bene che... Capisco benissimo. Beh, puoi svegliare la Gisa. Sarà ancora in piedi, con permesso. Prego. Intendiamoci bene. Un'obiezione a base puramente informativa e che mi obbligo di fare. Non perché io possa pensare, per l'amor di Dio, vedo benissimo quanto siete affiatati fra di voi e il bene che vi volete. Dicevo dunque che la cartella famosa, a ragion di rigore, non è proprietà individuale di voi altri nipoti o familiari del defunto. Come no? No. Per il fatto di trovarsi fuori della vostra proprietà, in luogo pubblico, e non affidata alla particolare custodia di nessuno, deve, a tutto rigore, essere considerata res nullius.
Che cosa vuol dire? Roba cioè realmente al portatore, il quale portatore, essendo in questo momento in via straordinaria cadavere, e non potendo quindi essere considerato persona fisica né giuridica in possesso della cartella di cui si tratta, questo potrebbe diventare proprietà individuale, incontestabile di colui che se ne impossessa per il primo. A meno che la lettera misteriosa del signor Fio non contenesse, oltre alla spiegazione del nascondiglio, anche delle particolari disposizioni per la ripartizione del beneficio. Conteneva? No. E allora, ripeto, tener conto, per semplice buona norma di accertamento fra di voi, che all'esumazione, che speriamo di ottenerci accordata per domani, sarà opportuno che siano presenti e preventivamente concordi tutti e quattro gli eredi interessati. Non dubite, avvocato. Grazie. Prego. Era mio dovere, per sgravio di coscienza. E ho detto. Ah! Quanto poi all'esumazione stessa, tutto dipende dal cielo. E questa volta buonanotte sul serio, eh? Buonanotte. Grazie. Torna. Sì, sì. Dove vai? Chi è? Ti domando dove vai. Un po' di febbre, volevo bere. La cucina è là. A bere e marci, alla tua stanza. Oh, non mi cardano un accidente, le donne che passeggiano di notte per la casa degli altri. Domattina la prima corsa per Milano è alle 6. E per andare alla stazione un barroccio sulla strada si trova sempre quando si vuole. E un po' cos'era quella storiella di andare a Trezzo con la macchina, con Fulvio che doveva aspettare lontano? Niente, zio, una traccia che supponevo. Poi avete saputo della lettera e... Chissà che trucco anche là, vero? Dai, andiamo a bere e poi a letto. A quest'ora si dorme. Cos'è? Sparita la sete? No, zio, ma non importa. Posso benissimo aspettare. Allora siamo intesi, eh? Siamo d'accordo tutte e due, stanotte! Non possiamo aspettare che le allegrezze della burocrazia, delle procedure o questo io ci mettano a rischio di farci perdere un milione. Oh, un milione, capisci? Senti, il temporale è il nostro santo che ci aiuta. Non ci sarà un cane per tutto il paese, nessuno ci vedrà. E poi che? Lo zio è là, dietro la cappella dei Casirati, che ha il muro alto.
Anche se dovessimo lavorare un'ora, nessun pericolo di niente. Ma che dico, un'ora, tre ore, quattro ore, fino al primo barlume del giorno. Andiamo dalla parte del fiume. Per entrare, cavalco io. Poi con una corda ti aiuto, no? Sei ancora in gamba. Un giovanotto! Avanti, sveglio, sveglio! Ma Camillo è fuggito. Camillo, lo arrangiamo dopo. Lui non sta qui, sta a Novara. Il merito di aver messo le mani sulla cartella sarà nostro. Un po' di biglietti da mille e lo mandiamo via contento. Anche lui qui a Ronco non ci doveva neanche essere. Chi l'ha chiamato? Conosceva il numero famoso. Ha letto i giornali e le cortesie, era naturale. Ma ci manteneva lo zio, eravamo noi altri. Lui non c'entra più né con la fattoria né con la casa. E poi del resto a Novara guadagna bene. Ma vedremo. Ma non c'è poco da vedere, è così e basta. E basta. Fulvio, gli daremo la sua parte. Poi c'è un tifaccio, E poi sei andato per cercare di aiutarci a ottenere il decreto giudiziario. Dal momento che sa tutto ed è di casa. Ma la sua parte, ma cosa sto dicendo? La sua parte, sì. Se torna e non si trova, immaginerà tutto. Certo, scena d'inferno. Perché? Gli si dà il suo? Scusa, poi perché non torno? Questo magistrato Monza, c'era o non c'era? E se c'era? Possono essere andati insieme a Milano, sai? Di notte, al Savini, mi dicono certi pezzi grossi del genere si trovano. Possono essere andati a cercarlo. Comunque non bisogna aspettare troppo. Devi soprattutto approfittare di questo inferno per poter lavorare al sicuro. Che il temporale cessa, possono sentire dei rumori. E il custode del cimitero magari correre là con lo schioppo. No! No, ma allora... Io dicevo, come andare? Non c'è più macchina. No, perché sarebbe come gridare la cosa ai sassi. Poi, l'accetto carbugli qua di sopra, potrebbe svegliarsi. Ma sì, quello, ma non essere così scemo. Perché scemo? Ma se a momenti quello te lo gridavo in faccia, minchioni che non siete altro, ma in che lingua ve lo devo dire? Ma non capite che se sperate nella legge siete fritti? Ma cosa aspettate ancora, pigliar su leve, scalpelle e correre là ad arrangiarvi da voi? Questo a momenti ti diceva. Già, fritti. Già, è vero, sì. Ma allora dicevo, come andarci? Due biciclette. Già, due biciclette. Fra un'ora e mezza saremo qui col pezzo di carta in tasca. Via, prendere il ferro. Momento! Domani mattina ci accorgeranno che la piazza è stata sollevata. Quando se ne saranno accorti? Ma siamo forse andati a rubare? No, siamo andati a prendere la roba nostra. Quella roba nostra che è di tanto di qualche ora. Il tribunale ci doveva autorizzare ad andare a prendere. Dio, forse un esercizio un po' anticipato del nostro diritto, ma niente di più. Non è quello che ci mandano in galera. No, in galera. I fanali, come quelli delle biciclette, su una ci sarà, no? Anza, è vero, su una, c'è il fanale. Ah, ma morto, Un paio di pollici. Che fare? Oddio, si vede che dormi, il padre va da scucire, sulla giacca blu. No. Cos'è? Hai paura? No. Toccare quel corpo, dico la verità. Stai tranquillo, vai, ci penso io, vai. Stai tranquillo. Thank you.
Ah, chi è? Io. Io anche. Ma che volete? Stai qua. Oh, dico, che tavolo è questo? Quello che ti accomoda. Ismaele, accendi il lume. Sì. Dove sei stato? Dove mi accomoda? Voi, il giovanotto lo sai che con me certa musica non attacca. La faremo attaccare noi altri. Dove sei stato? A Monza. Con le rive e con gli scalpelli? Per la bicicletta, signor sì. Pronti qua, fratello. Poche storie, se non vuoi che qua dentro succedano pasticci. Lo sai che con una paura di nessuno. Figurati. Con una paura, ragazzi, ma... Non ti si può intendere su un altro tono. Ah, bravo, solo che questo qui sono un dolore. Avanti. Fuori la cartella dello zio Pompeo. Qua. Quello che tu sai, non fare l'idiota! Non ripetere, se lo ti spacco la testa! Sta per giuda che somma! Non cominciamo a fare la teppa, se non mi ci metto dentro anch'io. E questo portalo, sapete? Ma che porcheria è questa? Non ti si può intendere col fiato senza ricorrere alle ventole? Ah. Andiamo tu, adesso parlo io. Senza gridare. C'è in casa gente che non deve saper nulla. Di seduto. Sì, avanti. Vediamo un po'. Dunque. Dunque tu sei andato al cimitero, eh? Non hai detto niente a nessuno. E hai fatto l'operazione da solo. La cartella. Non c'è. Famiglia! Ma cosa siete diventati uno con l'altro? Cosa dei cari? Impari a tenerle a posto la lingua. Basta che parla di giorno! Vai di sopra. E qui non vogliamo vedere voi. Cosa volete? Ho sentito le vostre voci. Da qua quella roba, da qua quella roba! Oh, Dirko, ho 20 anni più di te. Quando tuo padre non c'è stato più, tuo padre sono stato io. E lo sono ancora. E da qua lo schiartano, sì. E tu lascia stare le parole sceme, che fate sempre tutte e due. Guarda, la fila via, ma alla cuccia! Oh, adesso vedete, ha smesso anche un po' l'acqua. Possiamo parlare fra noi da cristiani senza sbranarci l'uno contro l'altro? Eh? Oh, dunque tu sei andato al cimitero, hai raggiunto il posto dello zio, E poi... E poi... Poi mi è presa la paura. Cosa dici? Tu! Io sì! Vuole vivi anche contro 100! Ma con quelli là... E allora? Allora ho avuto un'idea che sarebbe venuta in mente anche a un bambino. Fuori! Vado a chiamare il custode. No! Scherzi, Vado alla sua finestra e picchio. Mi faccio aprire. Entro in casa. Gli faccio in mano 100 franchi e gli dico tutto. Tu? Sì, perché no? La verità. Le va via l'affare dell'urgenza, della notte, del temporale. E di che cosa si viene a trattare in fondo? Di un pezzo di carta sepolto per il sbaglio e che bisogna levare dal posto in cui si trova. 100 franchi e chiedo al custode di darmi una mano. Da lui? Me ne domandò altri 100 nella tienda. Ti ha aiutato? Via la pietra. La terra. Il coperchio. Tutto quanto. E dopo 40 minuti la cosa era fatta. Allora, frugata la giacca.
e non c'era la cartella? Già perché, se ci fosse stata, adesso, me la nasconderei. Ma scusa, ma se la lettera diceva che... Ha capito tu? Ma sei che ben sicuri? Hai scucito il padre, sì? E la fodera era vuota? No, no. Ma c'era una busta. Una busta? Una busta? E dentro la busta... Che cosa? Un foglio di carta. Questo, leggete. Lo dicevo che ci si sarebbe riveduti. Riveduti? Ma la cartella non è qui. Telefono domani! Telefono a lui! Ho paura! Ho paura! Sì. Sì, sì. Domani lo chiamo io! Il prete! Papà. No, povero. Cosa c'è? Cosa c'è? Il brodo. Sia, la limonata. Oh, povera me, poveri noi. Adagio, sia. Come ti senti? Come vuoi che mi senta? In questo manicomio. Oh, io vado a stare a Milano e di lì non mi muovo più. Papà, anche a te una limonata? No, altro che manicomio, cara mia. Questo è l'ospedale maggiore di Ritura, gli asili notturni. Oh. Io domando e dico se una famiglia di gente che non è mai stata all'istituto dei scemi deve ridursi in questo stato. Tutti qui come dei terremotati. Tutti qui intorno ad un cornetto del telefono. A fare che cosa? Ad aspettare il morto che deve telefonare. Quelli della realtà romanzesca e delle pellicole possono andare a piantarrate, parola d'onore. Ma ci sei anche tu, però. Ah, sì, sì, ci sono anch'io, è naturale, il contagio, ma ci sono anch'io. Ma del resto cosa volete che vi dica? Da 24 ore a questa parte, in questa casa, stanno succedendo tali scherzi, tutti da ridere, che se mi dicessero che da qui a poco, qui dentro, entra Garibaldi, io gli preparo la sedia perché non abbia da stare in piedi, ecco.
Pronto? Castiglioni! Ti ammazzi! Carirati, a che ora deve venire per la taglia? Però anche rispondere. Bravo! Io vi sto preparando i fili per gli attacchi al telefono per vedere di improvvisarvi 4 o 5 ricevitori in più. Sì che ad aspettare il morto, ci sono anch'io. Ma non bisogna poi esagerare. Perché in fin dei fini questo brutto scherzo in un modo o nell'altro fra mezz'ora sarà anche finito. Ma l'azienda Castiglioni, ringraziando chi ci deve, non finirà mica anche lei. Poi c'è la paglia in cortile da ieri e stanotte ha preso quel po' di doccia che sai. Ma sì, cosa vuoi che ti dica? Abbiamo perso la testa tutti quanti, anch'io, non dico di no. Ma col supplizio che abbiamo in corpo da ieri e con quella... Ma cosa c'è? Cosa c'è? Ah, niente, niente, vengo subito. Allora, niente. La Minetta che se ne va che... Se filava ieri sera ci avrebbe fatto più piacere, per poi sentirsi male stanotte e tutta stamattina starsene a letto. È stata la Gisa che ha insistito, aveva la febbre. Con quel bel risultato poi. Del resto sentite, a me non me lo leva dalla testa nessuno, Quella là qualche cosa sapeva, ma, Mosca! Non la conoscete nessuno voi altri, quella pollastra. Ecco, se ogni tanto non vuota il sacco delle scemenze, quella lì sta male. Sapeva che cosa? E per che cosa sarebbe stata zitta? Per farci dispetto perché non l'ho guardata in faccia. Sono fortune che non capitano a tutti. La smettere, per l'amore dei cristiani. Vai, che digerisci meglio, vai. Adesso sentite, venite tutti qua un minuto, tutti quanti. Sentite, io ho un dubbio. Fuori. Sento che è così. Ecco. Che cosa? Dovete andare via tutti. Via? Sì. Andare via? E dove? Di là. Sì. Non lo so, ma sento soltanto che qua deve restare uno solo. Ma che fili di derivazioni? Che altri ricevitori? Uno! Ma che cosa ti prendi? Io non capisco. Mario! Uno solo, dico, non me lo fate urlare, no? Non mi fate dire cose che la mia ragione si rifiuta di dire. Finora non l'avevo pensato, nessuno di voi, nessuno. Vedete, qui dentro, o noi siamo tutti quanti le vittime di un trucco spaventevole, di un figlio di un cane che da ieri sera si diverte alle nostre spalle, Oppure, vi è realmente lo zio che ci domina e non ci perdona. Il vivo è morto, insomma, di qui non si scappa. Ebbene, io torno a dirvi, io non posso sapere nulla di preciso, ma così oscuramente io sento che qua i vivi non c'entrano. E allora... Lasciatemi dire. E allora, se è il suo spirito... Ebbene, non si dice forse che gli spiriti si fanno vivi nel silenzio, nel raccoglimento, tra poca gente disposta dentro di sé a credere al miracolo? È vero! Per me ha ragione. Dato che viviamo nel regno dello straordinario, no? E del resto costa poco a provare. Che? No, per me ve l'ho già detto. Niente da fare. Perché? Domando io adesso, perché? Guarda. Finché si trattava della lettera dello zio, insomma tu escludi il trucco del vivo, vero? Sì. Io no. La lettera dello zio. Ma cosa c'è di più facile oggigiorno che imitare una scrittura? Ci avete mai pensato? Ne ho conosciuti io sotto le armi di quei falsificatori di firme, sulle licenze, sui fogli di viaggio, che neanche il firmatario autentico si accorgeva del trucco. La lettera. Ma quella può essere stata scritta benissimo da una canaglia che da 15 giorni conosceva la nostra febbre, conosceva il nostro cercare disperato e si è voluto divertire alla faccia nostra. Poi dico, non vorrai mica dirmi che la scrittura dello zio era una cosa difficile da imitare. Ci avete mai pensato?
Ma la lettera diceva la verità. Nel bavero della giacca, se non la cartella, un biglietto dello zio c'era. Chi ti dice che fosse dello zio? Se qualcuno ci voleva giocare un tiro, come ha imitato la lettera, può avere benissimo imitato anche la cartella. Scusate. Ah, sì, sì, quello va, apre la tomba dello zio, solleva il coperchio, scuccia il bavero, mette dentro il biglietto, torna a ricucire e rimette la lapide a posto. Ma perché no? O si ammette il trucco o non lo si ammette. Se ammetti la prima parte, non vedo cosa ci sia di straordinario per metterci la seconda. Si va, si apre, si solleva, si scuccia, si torna a ricucire e si rimette tutto a posto. Ma non sai che c'è della gente che c'è il genio di queste cose? Che per 2000 anni non si è mai inventato niente, nessuno, loro se lo inventano. E perché, scusa? Già, perché uno si sarebbe accollato quel popò di corvette? Per il gusto del male. Qualcuno a cui un giorno hai mollato una sberla e non te l'ha perdonata. O per vendicarsi di te che gli sei piaciuta la sua ragazza, oggi si sfora nell'arti del leggerone o del menagramo, no? O perché non sei un buon fisionomista e una volta non l'hai salutato. Si nasconde nel primo svolto della tua vita e là, nell'arte o nella famiglia, nella politica o negli affari, cerca di darti la coltellata più penetrante in cavità possibile. Ma se è pieno il mondo di queste vipere in aspettativa. Beh, sì, ma noi che abbiamo noi, Qualche famiglia l'ho mandato a spasso. Qualche servo. Comunque non basta. Qui ci vorrebbe qualcuno che conoscesse bene le cose di casa nostra. Sì. Perfino le giacche del nonno. Oh! Cosa c'è? Sentiamo quest'altra. Ma sì, scusate. Chi è che c'era in questa casa e che sapeva tutto e che dello zio conosceva le giacche, i pantaloni, persino le bretelle, che è stata cacciata via? Ma cosa dici? Mamma! Sì, e chi è che ci odiava e odiandoci e desiderando di vendicarsi poteva avere il bernoccolo per farlo e possedere la sua scrittura da imitare e farci arrivare la lettera al momento giusto? Certo che di quella carogna lì io non mi sono mai fidato, mai. Siete cattivi, come vipere anche voi altri, ecco. Sapete che cosa c'è da fare qui? Lo sapete? No. È andata via, correrle dietro e farla tornare. Ma lasciatela andare, in nome del cielo. Perché? Ma siete diventati matti tutti quanti? Perché? E poi non torna. Perché? Perché di no. Perché altro da fare? Perché è andata a trovare il suo bambino, ecco perché. Dove? Dalla baglia. Dov'è la baglia? Non lo so. Lo sai? Non lo so. E poi anche se lo sapessi. Ah sì? Sì. Correte voi altri. Da che no. Vado io. Vuoi tu? Se credi. Ma sarà Milano, il comitato della lotteria che dice... No! Che... Sarebbe l'intercomunale. Ma non chiama così. Beh, qualcuno sarà. Eh? Sentiamo. Sentiamo. Pronto, chi parla? No! Ma per tutti i santi! Pronto, chi parla? Che farsa idiota è questa, imbecille? Pompeo Castiglioni è morto! Era lui? Come pareva? Ave Maria, ti ha plena dovuta con benedetto. T'ha detto! Ehi, dico, ma che siamo stregati! Siamo stregati tutti! Era lui! Lui? La voce era la sua. Ave Maria. Cosa vorrete che vi dica? Mostruoso.
ma è così. Mi ha detto? Mi ha detto, gli dico, Pompeo Castiglioni è morto, no? Lui, Pompeo Castiglioni è vivo più di prima. Oh, la cartella 18.000 serie 100 già incassata la mezz'ora. Ah. Rifo, riscortala qui. Non lo so. Non te l'ha detto? Ma è uno scherzo questo. Uno scherzo alla maledetta. Un momento. Ha succeduto. Queste ammignate. C'è il meglio. Tutto. Ciao. Famaccio. Vecchio di inferno. Senti qua, vivo o morto. Spirito no, col milione o senza milione, maledetto da tutti gli altri morti, ma maledetto di sopra e di sotto, maledetto di notte e di giorno, ma maledetto nelle unghie e nei peli. Boh, e se non basta... Eccola! Oh Dio mio, aiutala tu! Eccola qua! Vieni un po' qua! Oh no! Senta, se non vuoi parlare anche no. Tu! Sentimi bene! Scusa, se intanto mandassimo... col telefono a domandare di Milano. Mario, domanda a Milano. Sì. Senti qua, cosa hai detto ieri, faccia di pronto? Che non sapete nulla della vincita della cartella. Ripetelo qua. Pronto, signorina, la vettura a Milano. Guarda che ormai sappiamo tutto. È tutta la commedia che qualcuno ci sta giocando da ieri. Tu la conosci? Io? E tu, sciagurata, rinnegata, svergognata, tu! Ma in che modo? Come avrei potuto? Lo sai tuo diavolo come? Adesso parli, eh? Ti garantisco che parli come vero che sei qui. E se no, musica! Avanti! Ma cosa volete da me? Ma dico, non vi basta avermi cacciata via di casa come una ladra? Avermi fatta morire di fame? Me, la mia creatura? Avermi diffamata, lapidata, come se avessi bestemmiato il Signore? E l'hai bestemmiato col tuo bastardo! No! No. Non vi rispondo. Siete troppo indemoniati. Troppo diversi da me. E adesso vado via. Non piangere, Gisa. Vado via. Ma sono... Toccate, se no chiamo gente. Se nessuno mi sente adesso. E mi fate del male lo stesso. Ebbene fatelo. Qualcuno che mi difenderà. Ci sarà pure su questa terra. E poi no. Non può essere. Ma me lo dite che male ho fatto io, se non piangere, piangere sempre. E se quello, che ve lo giuro davanti a tutti i santi, era già mio marito. Perché ci dovevano essere un mese dopo le pubblicazioni. Se quello, dico... non mi moriva sfracellato così. Non è vero che sarei stata anch'io una moglie come tutte le altre. Con un nome, una casa e un bel creaturino piccolo. Tutto carezze, tutto giocattoli. Come tutti quelli che vengono al mondo come lui. E allora, lasciatemi andare per la mia strada. Che lui mi aspetta, povero coso. Ed è già un mese che non lo vedo. Senza contare. Avanti. Dottor Guidi. Prego, s'accomodi. I fratelli Castiglioni? Noi. Tutti? Quattro fratelli, il resto... I figli, consorti, sapevo. In che cosa possiamo? Beh, quando è così, io domando scusa alle signore e alle signorine, ma quello che ho da dire riguardando solo i signori Fulvio, Camillo, Mario e Ismaele, sarei loro molto grato se... Prego! Se finita la prima parte del mio sposto ai direttamente interessati, loro crederanno che... Veramente, dottore, allo stato delle cose e di qualunque argomento si possa trattare, interessati lo siamo tutti. Tutti! Moglie e figli.
Oh, per me, se i signori Castiglioni fratelli sono contenti, io... Ismaele, Mario, eccetto naturalmente quella lì. Chi è? Una che non è di noi. E come si chiama? Ninetta Castiglioni. Una Castiglioni anche lei. Allora può restare benissimo come tutti gli altri. Si accomodi, prego. Prego. E adesso a noi. Ah, vogliono accomodarsi tutti, prego. Ma, giovanotto, vuol chiudere quella porta, scusa. Guarda, grazie, signora. Grazie, sì. E adesso, stiano bene attenti. Loro sono in possesso di una lettera del fu Pompeo Renato Castiglioni, datata da ieri? Sì. Sì, signore. Precisamente. Ma naturalmente, trattandosi di un fu, non si potrà parlare che di una lettera apocrifa. Affatto, caro signore. Non esiste a questo mondo cosa più autentica di quella. Lei dice? La pura verità. Sì, ma devo però nello stesso tempo presumere che si trattasse di un'indicazione scherzosa, di... destinata a deludere alquanto la loro legittima ansia di rintracciare un documento, una cartella, rappresentante per loro una quantità non disprezzabile di denaro, no? Ma scusi, mi vuol dire lei come possa fare a sapere tutto questo? Per un fatto molto semplice. Ah. Che la cartella era nelle mie mani e che 40 minuti fa io l'ho incassata. Lei? Ah, lei ha riscosso 1.000.000? Meno la trattenuta fiscale. Ma non è possibile! La cartella era di proprietà di nostro zio! Ma naturale! Proprietà assoluta! Ah, e l'ha passata a lei! E l'ha passata a me! Quanto? Quanto? Oh. Quanto? Mi permettono di considerare la loro domanda come estranea ai limiti della mia missione. Come? E di rispondere invece con la presentazione di un documento degno per loro di un particolare interesse. Ecco qua. Cos'è questo? Cos'è? Un contratto. Un rogito notarile in piena regola, mediante il quale la proprietà di questa casa, facente parte dei beni del marchese Salmo Iraghi, sinora loro affittante, no? Sì, sì. Viene ceduta con regolare contratto di compra e vendita a chi? Ad altra persona, che col prossimo San Martino subentrerà nei diritti del proprietario cessante. La persona sarebbe? Ninetta Castiglioni del Fu Giorgio. Ripeta, scusi. Lei ha detto? Ninetta Castiglioni del Fu Giorgio, di anni 22, attualmente domiciliata a Milano, via Paolo Sarpi, numero 103. Ma cosa dice mai, signore? Lei vuole burlarsi di una povera ragazza. Vedrà, signorina, vedrà, perché tutto il divertimento non è ancora qui. Cosa ti ha detto? Un altro scherzo, no, no, Un codazzo, Mi permetto di fare appello alla loro calma. E anche perché proprio adesso c'è qualche cosa in loro vantaggio. Qualche cosa per noi. Per loro. Per la compera della casa e del podere in favore di suo nipote da parte del signor Castiglioni, c'erano delle disposizioni precise, ma per il resto della somma riguardante il premio, niente di tutto questo. C'era bensì una dichiarazione che diceva che questo resto favoriva altri dei suoi familiari. Ma come? Ma quale ne fosse la ripartizione? Io non sapevo e non so. Ma se non lo sa lei, lei lo sa! Ma chi lo deve sapere? Sì. Un signore in possesso di disposizioni supplementari. Collega. Oddio, santo avvocato, se ci spiegassimo meglio! È un incaricato d'affari, sì, che fra poco sarà qui in questa stanza e che perciò va ricevuto con tutti gli onori dovuti come a chi porta dell'abbondanza, no? Nina mia. Signor notaio, cosa devo dire? Cosa devo fare? Niente, asciugarsi gli occhi e aspettare il ragioniere che sta per arrivare.
Lo spettacolo incomincia subito. E per Ninetta Castiglioni c'è il primo posto. Sì, arriva adesso. A posto, signori. L'incaricato di affari è qui. Tesoro mio, ho visto come si è fatto bello il suo bambino, signora? Vieni qua, vieni qua. Bello e veramente caprizzoso. Vediamo un po' che notizie ti porta il giovinotto, eh? Vediamo. Ecco qua. Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e volontà della nazione, eccetera, 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 io, bambino di 3 mesi e quindi celibe e incensurato, decreto e ordino quanto segue. Della somma toccata al mio avo Pompeo Renato Castiglioni e difalcata la somma occorsa per l'acquisto della villa del podere di Ronco, italiane lire 10.000 spetteranno a Caterina Moioli Baglia, tutora abbondante di me sottoscritto suo cliente soddisfatto. Lire 5.000 a Berta Giovanna Panzarasa, cuoca e domestica in casa Castiglioni, purché si impegni per l'avvenire a non lasciar bruciare le scaloppe al riso. Lire 10.000 al dottore Guido Guidi Fueliseo, esecutore testamentario che probabilmente non se li aspettava. No, dico la verità che proprio... Felicitazioni. Grazie, signora. Della cifra residuante dalle difalcazioni suddette, il totale spetterà ai 4 fratelli, Ismaele, Camillo, Mario e Fulvio Castiglioni, figli legittimi di mio fratello Ugo. Perché tuttavia questo mondo la fortuna ha da essere proporzionata ai meriti, la ripartizione di detta somma andrà fatta in parti disuguali. Secondo le singole carature, ovvero sia quozienti da me stabiliti e contenuti in un codicillo a parte, che non potrà però essere reso noto agli interessati prima di domani a mezzogiorno. Tutto ciò con la semplice clausola da parte dei miei beneficiati di non adire a frammenti di candela, ovvero sia moccoli, sul conto del putestatore, e di volersi bene. Quanto in questo mondaccio cane è dato volersene tra gente afflitta da vincoli di parentela. Dato da me, Michelino Castiglioni, addio, eccetera, eccetera, eccetera. Controfirmato da me, Castiglioni Pompeo Renato, che avendola azzeccata, e contento di avervi riveduti, sebbene con una certa urgenza, saluti. Allora... non mi resta che consegnare a Ninetta Castiglioni il contratto notarile che la riguarda. Ecco qua. Signor notaio, che Dio la benedica. Oh, la prego. Non è me che deve ringraziare. Io proprio non ho nessun merito. Piuttosto... loro sì. Che cosa? Ma il vostro dovere, per Vasco. Via, un po' di bella cera al nuovo padroncino di casa. Che diavolo, bisogna pur tenerselo buono, no? mica male il succhio latte, eh? Buongiorno a tutti! Oh, chi si rivede? E chi se ne ricordava più di questo? Da dove capita lei? Un po' tardino, eh? Beh, no, non c'è male, sì. Glielo dicevo che avevo il sonno un po' massiccio? Ah, ma questo non vuol dire niente, eh? Ah, no? No? Beh, ho un'idea straordinaria che mette a posto tutto. Sentiamo. Il milione del cadavere? Già arrivato a destinazione. Piacenti, ma... Già. Bene, che cosa vi dicevo io? Cosa di cosa? Bastava sollevare... Ma cosa? Il morale della famiglia. Già, precisamente, già. Sì, ma adesso, caro avvocato... A noi, avvocato. Sicuro. Perché adesso c'è una piccola questioncina ancora da risolvere. Sì, una faccenda che bisogna risolvere d'urgenza. Dunque, la fattoria e la villa sono passate di proprietà di nostro nipote Nina, vero? Bene, niente da dire, lo zio ha voluto così e pace all'anima sua. Ma noi nel podere abbiamo fabbricato con i nostri soldi e d'accordo con l'amministrazione Salmoiraghi l'essicatoio dei bozzoli per la spesa di 40.000 lire rimborsabili in caso di trapasso di proprietà. Ninetta Castiglioni ha acquistato tutto? Bene.
40.000 lire a noi e non ve ne parli più. Posizioni aggiunte. Per quanto si riferisce all'essiccatoio costruito dai predetti eredi Castiglioni nel recinto della proprietà Salmo Iraghi, la cifra che per il suo riscatto fosse per essere reclamata da parte dei suoi costruttori verrà difalcata dalla somma globale spettante ad essi per effetto dell'ascito qui più sopra descritto. Ma questo è troppo, ma questo figlio d'un d'un Castiglioni, ma prevedeva dunque tutto? No, tutto no, ma qualche cosetta qua e là. Oh, cosa c'è? Provate a dire! È morto? La donna Teresa, la donna degli abiti! Ha potuto ricomperarli tutti come volevamo, ma li ha fatti riportare qui. Come? E adesso? E quanto? 800 lire. Frammenti di candela. Vede? Anche questa, per esempio, non era stata preveduta.